Insomma, questa interruzione per voi che cosa ha significato? Una sfida. E dato che la scuola è comunque sia un'agenzia educativa, contiamo di poter insegnare ai ragazzi anche come reagire e far fronte a delle difficoltà impreviste e cerchiamo di dare loro il primo esempio. Un disagio, sì, ma anche una sfida, a quanto pare vinta, per l'Istituto Professionale Fanfani Camaiti di Pieve Santo Stefano. Oggi però ci troviamo alla sede di Caprese Michelangelo, la chiusura della E45 per via del sequestro del viadotto Puleto, appunto, è stata una sfida. I ragazzi hanno fatto lezione in videoconferenza e il Comune di Bagno di Romagna sostiene le spese invece per le famiglie che scelgono la strada del convitto. I didn't play. Ok, quindi hai fatto una forma affermativa o negativa? Negativa, molto bene. Noi sono oramai 10 anni che pratichiamo queste strategie in tutti i casi in cui un alunno si trova nell'impossibilità di venire a seguire le lezioni, quindi siamo già rodati, ne conosciamo i pregi e anche le criticità che stiamo cercando di risolvere. C'è anche questa volontà del Comune di Bagno di Romagna di sostenere il convitto per le famiglie, insomma, che sceglieranno questa strada. Sì, questa è una ulteriore preziosa opportunità perché connotandosi il nostro istituto come un istituto professionale con molteplici indirizzi, perché c'è l'indirizzo forestale, il tecnico agrario e l'alberghiero, molte sono le attività laboratoriali che è difficile poter seguire a distanza e quindi per garantire agli studenti la frequenza dei laboratori è stata concessa a loro la possibilità di iscriversi, un'iscrizione straordinaria ai servizi del convitto che si trova a Pieve Santo Stefano. Peraltro, come grande sinergia dei rapporti tra il Comune di Bagno di Romagna e la scuola, il Comune si è anche appunto fatto carico di coprire le spese a carico delle famiglie.